Grazie mille per l'invito. Sì, la nostra azienda è un'azienda storica, nata 74 anni fa. Diciamo che negli ultimi 14 anni ci siamo focalizzati nello studiare materiale e tecnologie in grado di migliorare il benessere acustico, ma non solo, perché nell'ultimo anno ci siamo concentrati anche sulla riduzione di interferenze elettromagnetiche, che hanno certamente un'influenza sulla salute delle persone e sulla purificazione dell'aria. Quindi stiamo cercando di andare ad analizzare vari prodotti, ma soprattutto anche sviluppare nuove tecnologie, perché ormai tecnologia e design sono due aspetti imprescindibili e sono le due facce della stessa medaglia. Cioè, pensare oggi al design senza tecnologia è estremamente difficile. Certo, ci può essere ancora un design molto artigianale che è staccato a tecnologia, ma la tecnologia ormai diventa preponderante su tutto. E se me lo consentite, vi farei un esempio semplicissimo. A voi interessa sapere cosa c'è dentro qua? No, dentro qua c'è tantissima tecnologia, ma quello che interessa a noi è che abbia una bella forma e che alla fine abbia un'interfaccia facilmente gestibile. Forma e interfaccia sono due forme di design. Quindi il design diventa un aspetto che è sempre più importante, perché si lega sempre di più a quelli che sono gli aspetti della nostra vita. Quindi il design, il nuovo concetto di design, ci consente veramente di migliorare la vita delle persone. Quello che noi stiamo cercando di fare in piccolo, siamo una goccia d'acqua, ma tante gocce d'acqua riempiono un oceano, è cercare di fare qualcosa che possa migliorare la vita delle persone. Il vostro ultimo lavoro, questo progetto, che è quello del laboratorio che avete costruito nella vostra azienda, e trovo interessante, poi appunto racconterà lei l'esperienza, perché oltre a quello che fate in questo laboratorio è interessante perché territorialmente si creano anche delle sinergie con centri di ricerca, di nuove università, e quindi anche un mettere assieme le forze del territorio, le competenze del territorio. Allora, innanzitutto bisogna capire perché abbiamo creato questa struttura. Questa struttura è un insieme di laboratori studiati per analizzare il suono e le interferenze elettromagnetiche. Circa 6 anni fa ci siamo resi conto che noi eravamo arrivati al limite delle nostre capacità di sviluppo di nuovi prodotti. Eravamo come dei discreti piloti su una macchina scarsa, cioè non saremmo potuti mai andare a fare una gara. Avevamo bisogno quindi di una struttura diversa, al che abbiamo iniziato a ragionarci, abbiamo contattato varie aziende specializzate in questo, alla fine tutti ci hanno detto no, una sfida troppo grande, per serietà non ci sentiamo di farla. Al che abbiamo detto proviamoci noi. Ci abbiamo provato, non abbiamo dormito tante notti, vi garantisco che non è stata una cosa facile, ci sono messi dei paletti altissimi, alcuni li abbiamo raggiunti, quasi tutti fortunatamente, alcuni non ce l'abbiamo fatta, però questa è stata un'esperienza bellissima, perché è come guidare una macchina che uno si è costruito, quindi noi conosciamo tutti gli aspetti belli o brutti di quello che abbiamo creato. E questo ci sta aiutando molto, perché ci ha permesso di mettere in piedi e realizzare un sogno che però non è solo nostro. Quando abbiamo costruito abbiamo detto tenerci una cosa del genere solo per noi sarebbe veramente non bello, forse anche un po' egoistico. A che abbiamo detto? Cosa possiamo fare? Noi 3 cose abbiamo. Abbiamo le nostre conoscenze, abbiamo le nostre strutture, abbiamo un po' di risorse finanziarie che possiamo mettere a disposizione degli altri. A che come fratelli abbiamo detto perché non mettiamo questa a disposizione? E abbiamo deciso per la metà del tempo di mettere i nostri laboratori a disposizione di università, istituti di ricerca, fondazioni, ma anche artisti. Ormai sono diventato un po' una gabbia di matti, ogni tanto entro in aziende, vedo facce strane che girano, artisti che fanno performance, però forse quest'unione di ricerca estrema da un lato e arte dall'altro è un po' poi il segreto della creatività italiana. Cioè, i numeri e la ricerca, che la ricerca sostanzialmente sono numeri, diciamo che a parte i matematici e i fisici non affascinano nessuno, il bello affascina tutti. Quello che noi abbiamo cercato di fare e che speriamo di continuare a fare è stato abbinare tecnologie da un lato, quindi ricerca sempre più approfondita, a cercare di produrre oggetti che fossero belli. Nel nostro settore, soprattutto nel settore del mondo dell'acustica, generalmente gli oggetti fino a 15 anni fa sembravano più degli apparecchi medicali. Abbiamo visto prima quanto il design possa influire per fare star meglio una persona. E noi ci abbiamo pensato, abbiamo detto, ma noi siamo arrivati al mondo del design, realizzare degli oggetti che, per l'amor di Dio, funzioneranno benissimo, ma sono veramente brutti,
forse non è il lavoro migliore che noi possiamo fare per la società, ma neanche per la nostra azienda. Forse non eravamo neanche capaci di farlo, perché non era proprio il nostro lavoro, al che ci siamo messi a lavorare su questi due fronti, ricerca tecnologica e design dall'altro. Abbiamo chiamato designer esterni, il primo è stato Michele De Lucchi, che ha creduto in noi, il secondo è stato Mendini. Quando abbiamo spiegato il progetto mi ha detto: mi fido di voi, proviamo a farlo. Grande atto di fede, perché anche noi avevamo qualche dubbio sulle nostre capacità in quel momento, però lui ci ha creduto e ci ha seguito, poi alla fine la cosa ha funzionato. Quindi questi due aspetti credo che siano un po' il segreto del design italiano, quindi ricerca da una parte e capacità creativa dall'altra. Sono due aspetti inscindibili, che sono difficili da scindere, perché fanno parte entrambi della stessa radice imprenditoriale italiana. Le imprese italiane, come è stato detto prima, sono generalmente PMI, che sono un po' il tessuto portante della nostra economia. Sono aziende a cui piace fare le cose fatte bene. Prima si parlava di etica del design. Permettetevi un esempio e poi mi taccio. Un prodotto realizzato con materiale riciclabile, completamente riciclato a fine uso, consegnato con una macchina elettrica, ma che viene prodotto in Asia con sistemi che nessuno conosce e magari sfruttando la manodopera, è eticamente sostenibile. E quello che stanno facendo fondazioni come Simbolo e come ADI è farci capire che la sostenibilità è una cosa seria, non sono parole. La sostenibilità è una cosa che va analizzata a fondo da un punto di vista dei comportamenti, che vanno dallo spegnere la luce quando non serve, ad analizzare cose più approfondite che sono numeri, scienza, fisica, matematica. Questa è la vera sostenibilità, così faremo sostenibilità. Se la facciamo solo a parole, possiamo al limite cambiare i comportamenti, ma non faremo del bene a questo pianeta. Tutti noi facciamo, diciamo, vogliamo bene al nostro pianeta, il nostro pianeta sopravviverà a noi, siamo noi che abbiamo bisogno di lui. Quindi abbiamo bisogno di preservarlo per fare del bene a noi stessi.